Benvenuti a questa nuova puntata di Arte Rivista, ancora una settimana insieme, a leggervi e farvi partecipi su quelle che sono le notizie e gli avvenimenti del mondo dell'arte non solo in giro per l'Italia e per il mondo. Com'è l'intellettuale Francesca Grazioli quest'oggi? Più che intellettuale, sempre più ceccata. Vabbè, è la stessa cosa, io vedi che io condivo per bene. Sì. Benvenuti, buonasera Gabriele. Vuoi provare gli occhiali subito dando la prima notizia? Sì, comincio subito perché proprio da oggi e fino al 21 luglio a Firenze si apre la Michelangiolesca, una settimana di eventi gratuiti dedicati a Michelangelo e all'anniversario delle esequie del maestro avvenute nella Basilica di San Lorenzo proprio il 14 luglio del 1564. Si tratta di una sorta di festival culturale annuale incentrato sulla vita e le opere del genio, pittore, scultore, architetto, poeta. E non solo. La Basilica di San Lorenzo sarà centro e cuore della manifestazione insieme a Palazzo Vecchio, luoghi che conservano gli straordinari capolavori di Michelangelo. Protagonista principale della settimana sarà una copia in marmo in scala 1 a 1 del David di Michelangelo, esposta in Piazza Repubblica nel centro di Firenze. E andiamo subito a vedere insieme com'è nato questo capolavoro. A Roma, Michelangelo perennemente inquieto torna a casa a Firenze, dove accetta la più grande sfida della sua ancora breve carriera. L'opera del Duomo di Firenze gli affida il compito di scolpire una statua da un enorme blocco di marmo che 35 anni prima era stato danneggiato da uno scultore. Michelangelo crede in modo quasi mistico che le figure da lui scolpite esistano già, imprigionate nei blocchi da lui lavorati. Osservando il marmo grezzo, esaminando le sue fenditure e le venature, ha la percezione del punto in cui si cela la figura. Poi, strato dopo strato, un colpo dopo l'altro, libera la sua creazione dalla prigione marmorea. Isolatosi con quell'enorme blocco di marmo, Michelangelo lo scalpella e gli dà forma, non permettendo a nessuno, tranne che ad alcuni suoi aiutanti, di osservarne i progressi. Dopo 4 anni di durissimo lavoro, l'artista scopre la sua gigantesca scultura. Alto quasi 5 metri, il magnifico Davide viene giudicato opera di eccelsa qualità in tutti i sensi. L'espressione di calma apparente, già notata nella Madonna della Scala, opera giovanile di Michelangelo, è di nuovo presente nell'atteggiamento del leggendario re biblico. In più, vi è nel Davide un dinamismo interiore che rende l'opera straordinariamente viva. Rimaniamo in Toscana, andiamo a Carrara, dove da agosto a settembre 2016 torna l'appuntamento di Art Hub Carrara, il primo centro italiano dedicato alle professioni a servizio dell'arte contemporanea. Per tutto il mese di agosto al CAP, cioè al Centro di Arti Plastiche, di Carrara, saranno ospitati talk e incontri con i professionisti carraresi dell'arte, mentre dal 6 al 10 di settembre Art Hub Carrara propone per il secondo anno consecutivo il suo Summer Camp, un corso intensivo di progettazione culturale, che prevede la partecipazione di 25 giovani che già lavorano o che aspirano a lavorare nel mondo dell'arte. C'è il suo sito internet che è un po' complicato, ma artabcarrara.wordpress.com da consultare per tutte le notizie, ma andiamo a vedere meglio di che cosa si tratta. Artab Carrara. Il primo hub italiano dedicato alle professioni dell'arte contemporanea. Da maggio a settembre, progetto pilota. Dal 2016, in permanenza. 28, 29 e 30 maggio, Case History al CAP, Centro di Arti Plastiche. 3 giorni di incontri con i professionisti dell'arte contemporanea. Da luglio a settembre, Hub Exhibition. Non solo scultori, ma editor, producer e curatori rileggono le opere del CAP. In chiave Hub. Dall'8 al 12 settembre, Summer Camp, corso di progettazione culturale. Sono aperte le iscrizioni. Seguici su Facebook, Artab Carrara, e su www.artabcarrara.wordpress.com. E
Ed esce oggi il film The Legend of Tarzan, un film di David Yeater con Samuel L. Jackson. Prodotto dalla Warner Bros., trasporta sul grande schermo il celebre personaggio ideato da Edgar Rice Burroughs. Ma vediamo subito il trailer. Non sopravviveremo. Ho fatto del tutto per proteggere la mia famiglia. Oggi ho seppellito mia moglie. Ora temo per mio figlio. Forse non ti piace quello che eri. Forse hai dei nemici laggiù. Ma devi tornare a casa. La primitività di tuo marito mi disturba. Mi serve che ora tu gridi. Come una dama in pericolo. Lui è Tarzan, tu Jane. Verrà a prenderti. Uomini. 20.000 sono in arrivo. Non abbiamo speranza. Qualsiasi uomo fa l'impossibile per salvare la donna che ama. E mio marito non è un uomo qualsiasi. Dal cinema alla letteratura, la proposta editoriale di oggi si intitola Vinic Io, dedicata proprio a Vinicio Capossela, ed è un libro di Valerio Spada a tiratura limitata. Sarà disponibile dal 14 di luglio nelle librerie. Un libro che, oltre alle nozze d'argento di Vinicio Capossela con la musica, festeggia anche la collaborazione fra l'artista e il fotografo Valerio Spada. È un testimone fondamentale di viaggi, incontri, concerti e canzoni. Vi proponiamo adesso una breve intervista il cui grande cantautore descrive proprio le sue canzoni. Che secondo me le canzoni non sono soltanto dove ti trovano, ma anche dove ti portano. Voglio dire, uno anche solo ascoltando una canzone, oppure incontrando una ragazza, incontrando un cane, non si sa, quello che è importante è dove lo porterà. Quindi il concerto non è un punto di arrivo, non è che uno viene lì e si colma, anzi no, è da lì che parte, soprattutto d'estate. Noi siamo come i distributori di benzina, ci pensate mai? Questi vedono partire tutti per Pasquetta, no? E loro stanno lì, gli fanno il pieno tutti quanti e poi si prendono l'ultima ventata dello tubo di scappamento. In realtà non è l'artista che se ne scappa, ma è il pubblico che se ne va. Lui è come il benzinaio, gli fa il pieno, poi li vede andarsene e dice andate in pace. Ed è morto lo scorso 4 luglio lo scrittore Elie Wiesel, aveva 87 anni. Premio Nobel per la pace, romeno di nascita, sopravvisse al campo di sterminio di Auschwitz e spese la sua vita a raccontare l'Olocausto e lo sterminio degli ebrei. Nel 1955 si trasferì negli Stati Uniti diventando cittadino americano. È tutto il messaggio nostro di cordoglio cammina. Di Barack Obama. Elie Wiesel era una delle grandi voci morali dei nostri tempi e per molti versi la coscienza del mondo. Michelle e io, si legge in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca, ci uniamo alle persone degli Stati Uniti, Israele e tutto il globo nel cordoglio per la scomparsa e nel celebrare la vita di un essere umano veramente straordinario. Noi vogliamo rendergli omaggio con questo brano tratto dalla notte, il romanzo autobiografico che racconta le sue esperienze da giovane ebreo deportato. Andiamo a sentire. Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo che ha fatto della mia vita
Una lunga notte per 7 volte sprangata. Mai dimenticherò quel fumo. Mai dimenticherò i piccoli volti, i bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto. Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia fede. Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l'eternità il desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima, i miei sogni che presero il volto del deserto. Mai, mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai. Tra Abruzzo e Marche, dal 17 luglio all'11 di settembre, torna Arte in Centro, un insieme di iniziative di cultura contemporanea. Il network, nato nel 2014, prevede un itinerario di arte contemporanea alla scoperta del territorio delle due regioni. La manifestazione organizzata dalla Fondazione Malvina Menegaz metterà quest'anno a confronto gli artisti Morandi e Agnetti, oltre ai progetti dislocati e al ricco programma di performance. Tra i luoghi protagonisti dell'evento, la città di Pescara, Palazzo De Sanctis a Castelbasso, i borghi di Città Sant'Angelo e di Penne. E ci spostiamo ora a Verona, città che ad ottobre vedrà l'arrivo dei Maya. Palazzo della Gran Guardia ospiterà infatti fino a maggio 2017 i capolavori dell'antica civiltà precolombiana nella mostra I Maya, il linguaggio della bellezza, a cura di Antonio Aimi e Carina Romero Blanco. Dopo Berlino, dove la mostra rimarrà allestita fino al 7 agosto presso il Martin Gropius Bau, 300 opere appartenenti ai principali musei del Messico, come il Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico, arriveranno finalmente in Italia. L'attenzione è focalizzata sui tre grandi periodi, preclassico, classico e postclassico, che dal 2000 a.C. al 1542 d.C. videro la fioritura di questa civiltà. E a proposito di Messico, qual è il museo più visitato della città del Messico? Quello di Frida Kahlo. Ah, sa tutto, oggi è preparatissima. Uno dei musei più visitati è proprio la Casa Azul, che nel 1958 il governo messicano trasformò in quello che oggi è il Museo Frida Kahlo, permettendo così al pubblico di entrare fisicamente nella vita di questa straordinaria donna e artista. Oltre ai suoi dipinti, qui ci sono conservati tutti gli oggetti che facevano parte della sua quotidianità, i suoi coloratissimi vestiti, le lettere, i libri, i materiali da lavoro e la sua collezione di arte popolare messicana. Anche le opere regalate dai suoi amici artisti, fra cui quelle di Marcel Duchamp e di Yves Tanguy, oltre a quelle dello stesso Diego Rivera, marito e compagno della vita di Frida Kahlo. Vediamo la vita di questa affascinante artista raccontata dai nostri collaboratori di Artburger. L'arte non è solo una questione tra uomini, ci sono state donne che hanno segnato la storia. Una in particolare, anche se con baffi e sopracciglia unite, ha dipinto la propria intimità con una maestria riconosciuta dai più grandi maestri del secolo scorso. Parliamo di Frida Kahlo. Nasce il 6 luglio 1907 a Città del Messico. Il padre è un fotografo di origine tedesca, la madre è una benestante di origine spagnola. La vita di Frida non è facile ed è segnata dalla malattia. A 6 anni le diagnosticano la spina bifida. Cresce e si appassiona alla medicina. Nel 1922 si iscrive all'Escuela Nacional e frequenta un gruppo di studenti sostenitori del socialismo nazionale. Il 17 settembre 1925 sale sul solito autobus per tornare a casa. Poco dopo il mezzo si scontra con un tram, un morto e 3 feriti più gravi. C'è Frida. È in gravissime condizioni e rimane a letto per diversi mesi. Solo 2 anni dopo potrà tornare a camminare. Questa è l'occasione
che la porta a dipingere le prime tele. Una volta guarita però mostra i suoi lavori al più grande artista messicano, Diego Rivera. I due si innamorano e si sposano. La loro relazione è molto libera. Entrambi hanno amanti e lei intrattiene rapporti anche con donne. Nel 1930 si trasferiscono negli Stati Uniti e vengono accolti benissimo dalle ricche famiglie e dall'ambiente newyorkese, ma a lei manca il Messico e ci ritorna qualche mese dopo con la morte della madre. Aiuta la sorella e le trova lavoro come modella di Diego. Peccato che il marito la tradisca proprio con lei. È questo che la porta in un periodo di crisi interiore. Si separa dal marito. Nel primo momento si dà all'alcol e al sesso, a diverse relazioni con artisti e intellettuali, perché lei è una donna molto affascinante. La separazione da Diego però è solo formale, lui è geloso e i due separati soffrono. Inizia ad esporre le sue prime opere a Parigi e poi a New York nel 1939 grazie ad André Breton, padre del surrealismo, consigliato però da Diego. Poco dopo si riavvicinano, ma lei inizia ad avere gravi problemi di salute, non riesce ad alzarsi dal letto e fanno avanti e indietro Stati Uniti, Messico e si opera alla colonna vertebrale, non può muoversi, ma si rifiuta perché vuole dipingere. La gamba destra le va in cancrena e le viene amputata. Città del Messico intanto la omaggia con la prima esposizione personale nel suo paese, vuole presenziare a tutti i costi e all'inaugurazione ci arriva con l'ambulanza e la mostra se la gode dal suo letto. Il 13 luglio 1954 muore per un'embolia polmonare, anche se la leggenda narra che Diego le abbia dato una massiccia dose di morfina per non vederla più soffrire. Le ultime parole scritte nel suo diario sono: spero che l'uscita sia gioiosa e spero di non tornare mai più. La vita di Frida è segnata dalla malattia, ma forse senza di questa non sarebbe stata un'artista e forse non avrebbe creato ciò di cui le siamo riconoscenti. Alla prossima puntata. La tecnologia può diventare opera d'arte? Sì, se è il caso di Megaprocessor, il processore più grande al mondo, lungo 10 metri e largo 2, praticamente quanto una parete, ed è fatto a mano. Si trova a Cambridge e il suo autore è James Newman, che per farlo ha collegato dei fili elettrici con oltre 1 milione di punti di saldatura. Il risultato è una macchina 16 bit che può fare calcoli e programmare, anche se in netta controtendenza con gli attuali microprocessori che misurano solo qualche millimetro. Per quest'opera James Newman ha investito circa 40.000 sterline e 4 anni del suo tempo. Questa era l'ultima notizia dell'edizione di oggi di questo telegiornale, quindi saluto Francesca Grazioli. Grazie, arrivederci. E saluto ovviamente tutti voi. Rimanete con noi perché subito dopo va in onda Close Up con Gianluca Marziani. Grazie ancora e arrivederci. Thank you.